Serve una maggiore attenzione alla prevenzione, quella non strutturale, cioè andare a parlare ai ragazzi delle scuole, e quella strutturale significa consolidare un argine, aprire un fiume che è stato tombato, per esempio, completare i lavori di una vasca di contenimento su un'asta fluviale che non è stata ancora completata. Speriamo adesso di cambiare rotta. Non parlo di colpe, parlo di mancata attenzione alla prevenzione. È una Campi Bisenzio piovosa e ancora alle prese con il fango quella che ha accolto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, il quale, accompagnato dal capo dipartimento Fabrizio Curcio, ha incontrato le autorità delle province toscane colpite dal maltempo. Per Pistoia era presente anche il prefetto Licia Donatella Messina. Quello che è accaduto non è un fatto straordinario, non lo è più, diventa un fatto ordinario. Quello che è accaduto non è dovuto soltanto al cambiamento climatico, ma anche ad una scarsa attività di prevenzione sul territorio. Qui si parla anche di comuni piccoli, al di là di Prato, Firenze, ma anche Montale, Quarrata. I soldi per la manutenzione sono scarsissimi a disposizione dei comuni, quindi come governo pensate di investire in proposito? Abbiamo messo a disposizione delle regioni complessivamente 800 milioni per utilizzare fondi del PNRR. Si tratta di opere che debbono essere collaudate entro il giugno del 2026. Voglio anche dirvi che non sempre è un problema di risorse, ecco, non deve diventare un alibi. Dopo la fase dell'emergenza, per la quale il governo ha stanziato per il momento 5 milioni di euro per le esigenze più impellenti di ripristino, viabilità e assistenza alla popolazione, il ministro ha annunciato provvedimenti per le deroghe fiscali, tributarie, previdenziali e bancarie, dopodiché si parlerà dei ristori alla popolazione. L'intenzione del governo è quella di correre il più possibile. Vedremo dalla regione quale sarà il rapporto dettagliato dell'entità dei danni. La regione pensa di farcelo avere entro i primi di dicembre, sarà poi il capo dipartimento con la struttura, l'ingegnere Curcio, a valutare